Ciao a tutti qui da Stefano Grande, stefanogrande.com, che è anche il mio sito. Vi invito a dare un'occhiata perché ci impegniamo a insegnare metodi e strategie di web marketing e affiliate marketing per fare guadagnare più soldini. Ok? In questo video, proprio a proposito di guadagno, mi avete scritto in tanti in questi giorni perché volete sapere quali sono le mie fonti di entrata. Ho fatto altri video in passato dove ne parlavo, quindi siete curiosi, io voglio aiutarvi un pochino a capire quali sono le mie entrate, con cosa porto profitto, ok? In modo che vi possa essere anche d'aiuto. Quindi mi chiedete un po' così quanto si guadagna con le affiliazioni, si guadagna bene, si guadagna poco, quanto si guadagna con gli infoprodotti, è davvero una possibilità di guadagno automatico? Oppure sono all'inizio, Stefano, non so da che parte iniziare, non so quale business iniziare, mi piacciono un po' tutti, quale rende di più, quale rende di meno? Ebbene, in questo video andremo ad analizzare un po' la mia situazione, un po' anche un po' in merito alla mia storia, così vi faccio capire un po' qual è stato il mio percorso e quale secondo me potrebbe essere anche il vostro, prendendo un po' l'esempio del mio, e come diventare da dipendenti, come lo sono stato io, fino a una situazione di investitore dove fai lavorare i soldi per te. Quindi andremo a vedere le aree dove passo più tempo durante la giornata, le aree dove guadagno di più e quelle dove investo di più, ok? Quindi andremo a vedere un pochino questo, e lo faremo anche grazie al signor Robert Kiyosaki. Non so se l'avete mai sentito, è uno dei padri della gestione del denaro, quindi ci aiuterà a capire come passare da dipendente, da povero a ricco, ricco intendo investitore. In modo che sia utile anche per voi per gestire le vostre finanze, il vostro denaro, e arrivare alla libertà finanziaria, che è un po' lo scopo di questo canale, il prima possibile. Ok? Iniziamo subito. Ragazzi, eccoci qua, vedete questa bella lavagnetta che ho preparato per voi, spero che si veda. Ci sono due aree, quella di destra e quella di sinistra, che sono, vedremo un attimino insieme, tutte le aree in cui io lavoro principalmente, ok? E sono divise, come dicevo, in quella di destra, che sono i poveri, quindi esattamente sono ancora povero, esattamente sono a cavallo tra i poveri e i ricchi, quindi la parte di sinistra sono i ricchi, ed è, diciamo così, un po' lo schema che ho preso da quel libro che ho letto tantissimi anni fa, quando ho iniziato nel mio percorso della gestione del denaro, nel mio cammino verso la libertà finanziaria, che è quello dei quattro quadranti del cash flow di Robert Kiyosaki. Principalmente questo libro, che vi consiglio comunque di leggere, che è molto molto interessante, vi apre la mente su quella che è la gestione del denaro e come possiamo farlo fruttare nel migliore dei modi, anche partendo dal vostro reddito attuale, qualunque esso sia, ok? Anche se siete disoccupati, qualunque somma riceverete potrete farla fruttare nel migliore dei modi. Ed è proprio quello che è stata la mia fissa, diciamo, fin dall'inizio, ok? Io ero dipendente ed ero nella situazione in questa colonna qua. Ero esattamente quella che lui chiama i poveri, ok? Ed ero un dipendente, vedete qua, dipendente. E fondamentalmente questo libro vi spiega che ci sono due, in realtà, macro categorie. In realtà sono quattro, perché lui vi spiega che sono quattro quadranti. Io, per semplificare, le ho divise in due, quindi quella di destra e quella di sinistra. Come dicevo, nel primo quadrante ci sono i dipendenti, ok? Quindi immaginiamo qui i dipendenti, poi sotto ci sono gli autonomi, quindi quelli che ricevono un reddito di tipo autonomo e sono considerati poveri. Poveri, ora vi spiego perché, mentre invece in questa parte qua ci sono i ricchi, che sono identificati dai titolari di imprese e dagli investitori, ok? Tutti coloro che ricevono dei soldi in maniera automatica, indipendentemente dal loro lavoro, sono considerati ricchi, che effettivamente non fa una piega. Ok? Io ai tempi, sto parlando appunto di 10 anni fa, ero dipendente, quindi qua, in questa situazione qui, questo quadrante qui, ok? Spero che si veda.
Quali sono le caratteristiche di chi è in questi due quadranti? Okay? Sono quelli di avere un reddito di tipo dipendente, nel primo caso, quindi il tuo datore di lavoro ti paga lo stipendio, oppure che è autonomo, okay? Quindi ha un bisogno di lavorare, quindi di scambiare il proprio tempo per denaro. Tutti e due, sia dipendente che autonomo, hanno bisogno di scambiare il proprio tempo per denaro. Quindi se un giorno smettono di lavorare, nel primo caso dipendente no, perché ti paga la mutua il tuo datore di lavoro, ma nel caso di autonomo, ok, se non lavori non guadagni. Ok, qui ho sintetizzato queste casellette che sono: nel caso dei dipendenti hai sì più tempo, ok, perché magari esci alle 5, alle 6, poi puoi fare quello che vuoi, però hai forse un pochino meno soldi e hai pochissima libertà, perché sei costretto a lavorare tutti i giorni, se no appunto non ricevi lo stipendio, appunto, a meno che non ti metti in malattia. Nel caso degli autonomi ho messo, diciamo così, un po' meno tempo, perché sei costretto ad andare tutti i giorni a lavorare, ok? Hai un po' meno soldi, perché appunto, dicevo, se smetti di lavorare non ti pagano, ok? E poi però effettivamente hai più libertà, quindi è già un passetto successivo rispetto al dipendente. Ci sono, diciamo così, varie filosofie che ovviamente ognuno prende in considerazione, ma diciamo che tendenzialmente qui in quest'area qua si è poveri, perché siamo schiavi del nostro lavoro, ok? Quindi ho fatto questo cerchioletto qua dove praticamente si è sempre in passività, quindi tutti i soldi che ci entrano li usiamo per vivere e quindi non ci portano nessun modo per diventare ricco finanziariamente, libero finanziariamente. Benissimo, queste sono le tre aree in cui ora sto lavorando, ora le andremo a vedere, e sto cercando di passare in questa colonna qua, dove ho già qualcosina, ho già tre attività, ora andremo a vedere, e man mano cercare di dimenticarmi sempre di più queste tre per lavorare solo più in queste tre che fanno parte della categoria titolare di imprese e investitori. Che cos'è che contraddistingue queste due aree? Sono appunto il fatto di poter far lavorare i soldi che hai guadagnato giustamente da dipendente o da autonomo per te. Quindi ecco, come vedi, questo schemino qua è un'automazione, tutto ciò diventa automatico perché i soldi producono soldi, mentre qua era una passività, ok? Quindi spendi per mangiare, per vivere, qua i soldi li rimetti in circolo e essi producono ulteriori soldi, producono sempre più soldi e non dipendono più dal tuo impegno, sono loro che vanno a lavorare per te. E diciamo che era proprio la condizione che io avrei voluto da qui a X anni. Ovviamente non è una cosa semplice passare da sinistra a destra, ci vorrà un po' di tempo, devi mettere insieme delle imprese, se vuoi lavorare delle imprese, ma devi mettere a reddito dei soldi, come ad esempio può essere un immobile, ora faremo degli esempi, in modo che essi lavorino per te e tu dovrai solo più guardarli. Esatto, dovrai solo più guardarli, fare qualche check ogni tanto e tutto sarà automatico, ovvero avrai un guadagno slegato dal tempo. Il mio obiettivo quindi è quello di passare da questo lato a questo lato qua. Ok, quindi questi sono più o meno i quattro quadranti del cash flow prodotti da Kiyosaki, e ti invito anche te, se sei dipendente, quanto prima a mettere in atto questo passaggio da autonomo, ok, quindi passare da dipendente a autonomo con la tua attività e farla al meglio, in modo da reinvestire tutto il guadagnato in questi settori che sono appunto i titolari di impresa e gli investitori. Titolari di imprese, diciamo così, ho segnato qui, come vedi qua, spero che si veda, più soldi, più tempo e più libertà. Quindi vai ad annullare tutte e tre le voci di prima, anzi vanno ad essere in positivo, perché hai più soldi, più tempo libero, perché i soldi lavorano per te, e hai anche più libertà, ovviamente. Ok? Quindi il tuo guadagno è slegato dal tuo tempo. Perfetto, andiamo a vedere ora nel dettaglio quali sono queste aree. Allora, ovviamente lasciamo perdere il fatto che io mi sia licenziato, l'ho già spiegato tantissime volte.
ora vediamo quali sono le attività che ancora in questo momento sto facendo, ma come dicevo sto per passare il prima possibile in questo lato qua. Ok, mi occupo ovviamente di affiliate marketing, ne ho parlato davvero in tanti video, è ovviamente ancora il mio metodo di guadagno principale. Stiamo parlando di prodotti high ticket, prodotti che puoi rivendere con un margine davvero elevato. Prediligi sempre prodotti high ticket, quindi prodotti ad alto costo che ti danno un grosso margine, in modo che tu possa guadagnare parecchio, ok? Quindi ho segnato anche medium ticket, low ticket, che sono prodotti magari legati tipo a ClickBank, Amazon, oppure hosting, dove ci sono veramente margini proprio bassi, però comunque sono, comunque mi danno un guadagno in modo passivo. È vero che sono low ticket, guadagni poco, però diciamo il lavoro fatto una volta, magari non so, tipo dei blog post e così via, non necessitano più del tuo lavoro e quindi viaggiano piuttosto in automatico, mentre quelli high ticket sono di tipo IT attivo, cioè devi essere tu che vai a fare pubblicità e gestire le tue campagne pubblicitarie in modo da ogni mese ricevere delle commissioni piuttosto elevate, ed è un tipo di affiliate marketing che può essere fatto magari in un secondo momento. Io ti consiglio magari di partire dai medium ticket e low ticket per prenderci un po' la mano, e questo potrebbe essere un modello di business per chi inizia, perché appunto vai a capire un po' cos'è il marketing, vai a capire come promuovere questi prodotti, e quindi diciamo così inizi con prodotti di altri, che è molto più semplice piuttosto che fare dei prodotti tuoi, dove devi non solo fare il marketing ma devi anche creare i prodotti tuoi. Infatti la seconda categoria, la mia seconda forma di reddito è quella dei, spero che si veda, info marketing, cioè una volta capito come funziona il marketing, una volta capito come promuovere questi prodotti in modo passivo, in modo attivo, quindi come ho detto, o mettendo del denaro in pubblicità oppure metodi di traffico organico, ok, potrai andare, e questa è la seconda forma che ti voglio consigliare, andare a fare dei prodotti tuoi, ok, prodotti digitali come ebook, videocorsi e così via, dove potrai andarli a vendere tenendoti il 100%, perché li hai fatti tu. Ovviamente è una cosa pochino più difficile, perché devi andare a creare proprio un ecosistema che si struttura in maniera automatica, in modo che la gente arriva, guarda la tua pagina di vendita, arriva al tuo prodotto, compra e tu ricevi i tuoi soldi. È una cosa leggermente più complicata piuttosto che la affiliate marketing, ma puoi iniziare anche qui con prodotti e ticket, prodotti ad alto costo, e puoi gestire queste cose qua in maniera semi-automatica o automatica magari più avanti, quando hai capito come funziona tutta la macchina. Ok, io ho prodotti sul digital marketing principalmente, e una seconda forma di guadagno per me sono ancora le consulenze. Consulenze, come abbiamo detto, sono ancora schiavo del lavoro, perché purtroppo soprattutto sulla affiliate marketing a livello attivo, e ad esempio sulle consulenze, anche se abbiamo detto che l'info marketing è semiautomatico, comunque necessita sempre di messa a punto, revisione dei prodotti, customer care. Consulenze in questo caso ne faccio poche, più o meno 4-5 al mese, non prendo tantissima gente, voglio solo persone motivate che hanno voglia di mettersi in gioco, che hanno voglia di portare dei risultati, ok? Quindi non ne faccio molte, anche perché, come ho detto, vado a essere schiavo del lavoro. Se io devo scambiare il mio tempo per denaro, vedi che va a crollare un po' tutto il sistema, però comunque in questo caso lo sto facendo, e anche volentieri, innanzitutto perché mi piace aiutare, mi piace condividere le mie conoscenze, e poi comunque lo faccio per mettere i soldi in questa sezione qua. Voglio far lavorare i miei soldi per me, e sappi che ne servono tanti, davvero tanti, ok? Vediamo l'ultima mia fonte di reddito, che è YouTube. Anche qui non guadagno tantissimo, lo faccio più che altro per promuovere l'affiliate marketing e l'info marketing, quindi i miei prodotti affiliati o i miei prodotti digital marketing, e anche qui purtroppo l'ho messo, anche se poi può diventare una forma, diciamo così, un po' più semi-automatica, automatica di guadagno, è comunque
facente parte dello schiavo del lavoro, perché se non faccio video non guadagno. Quindi diciamo l'ho inserita qua, però è facente parte un po' della macchina del traffico, ok? Quindi per me è una forma per promuovere i miei prodotti, per promuovere la mia persona, e quindi comunque non faccio molto affidamento a quel poco guadagno che mi dà YouTube. Ok, tutto questo per passare il prima possibile in questa area qua, nelle due aree che Kiyosaki chiama le aree della ricchezza, l'area della ricchezza dove il denaro lavora per te. Ok, partiamo un po' dal fondo. Ok, partiamo dal fondo. Ok, spero che si veda. Abbiamo gli infoprodotti. Tu mi dirai, Stefano, ma sono uguali all'infomarketing? No, perché questi sono facenti parte di un lavoro che ho fatto tantissimi anni fa, a diversi anni fa, e ho in questo momento automatizzato praticamente al 100%, perché si riguardano i prodotti ai ticket e medium ticket in due nicchie in particolar modo, che sono quelle della fotografia digitale e quelle della salute e benessere, dove ho completamente dato in gestione, quindi sono nella categoria titolari di imprese. Io non devo fare altro che fare delle riunioni a inizio mese su cosa fare, cosa non fare, prodotti da far uscire e così via, e gestisce tutto il mio staff, ok? Quindi si vanno a creare degli ecosistemi di marketing, di infomarketing, quindi di vendita di informazioni in queste aree che ti ho detto, quindi fotografia e salute e benessere, dove collaboro con una ragazza che si occupa dei contenuti, e stessa cosa di fotografia. Prima li facevo io, gestivo quasi tutto io al 90%, 80%, e ora ormai è completamente delegato a queste persone di mia fiducia che gestiscono tutto questo lavoro e mi danno una percentuale tutti i mesi. Io sono comunque il supervisore di tutto, ma non devo più praticamente fare nulla, ok? Inoltre ho anche, come hai visto magari in altri video, delle partecipazioni per quanto riguarda marchio privato. I prodotti di marchio privato, te ne ho parlato diverse volte, sono prodotti dove tu puoi andare a comprare, così come sono prodotti digitali in tantissime nicchie di mercato, tra l'altro le più richieste, che hanno tantissimo traffico, tantissime richieste e pochissima concorrenza. Quindi prodotti che tu puoi andare a prendere così come sono e rivendere tranquillamente, tenendoti il 100%, perché vai ad acquistare i diritti, ok? Io praticamente in questo sito che si chiama marchioprivato.com, anche qui l'ho dato in gestione, seguo soltanto più a livello strutturale, aziendale, un pochino quelli che sono i nuovi prodotti che devono uscire, e magari li promuovo, per carità, ben volentieri, ma non li gestisco più io. È totalmente automatizzato dal mio team, che si occupa appunto di questa gestione qua di marchio privato, e io supervisiono soltanto più il tutto. Quindi posso tranquillamente rientrare in quella che è la parte di titolari di impresa, anche se non è proprio una impresa grandissima, la grandezza non è importante, l'importante è che sia automatizzata, ok? Quindi ti invito a fare il prima possibile la stessa cosa. Ovviamente non dovrai spezzettare il tuo tempo in tutte queste attività, dovrai farlo una alla volta, una volta che sarai diventato bravo e avrai capito come automatizzare il sistema di marketing, nel caso volessi iniziare con gli infoprodotti, ok? Prodotti di informazione digitale, di formazione, qualunque tipo di nicchia, potrai poi in un secondo momento, se tutto gira bene, se la macchina è oliata, darlo in gestione e tu occuparti soltanto più della supervisione. Ok, andiamo avanti. La seconda forma di, chiamiamola così, automazione, autogestione, praticamente io non devo fare più niente, quella dei Kindle Publishing. Anche qui lavori una volta, ok? Lavori una volta, fatto bene, e poi questo ti produce un guadagno per sempre. Sto parlando della piattaforma di Amazon, ho fatto alcuni video, te li metto qua sopra se vuoi andarli a vedere, dove parlo del Kindle Publishing, in particolar modo quello dei libri low content. Si tratta principalmente di libri che non hanno contenuto, cioè libri che sono fatti tipo delle agende, quindi sono dei numeri, ci sono delle righe dove la gente può andare a scrivere, ci sono dei planner, delle agende e così via. Cioè non è
richiesto la presenza di testo, quindi non devi scrivere romanzi, non devi scrivere centinaia e centinaia di parole, ti basta solo fare questi libri davvero con pochissimo contenuto, magari delle frasi all'inizio. In tantissime nicchie si possono fare, dalla cucina al mindset alla crescita personale, e puoi guadagnare davvero dei bei soldi totalmente in automatico, perché una volta che metti su Amazon, a parte qualcosina di pubblicità se la vuoi fare, possono essere delle forme di reddito automatico, perché appunto Amazon si preoccupa lui di pubblicizzarle per te, a meno che appunto tu non voglia dare un piccolo boost extra con dell'advertising, ma saranno sulla piattaforma numero uno al mondo di e-commerce e anche di vendita di libri di Kindle, no? E quindi si venderanno praticamente da soli. Questo è anche un altro lavoro che ho fatto una volta e non ci devo più pensare, perché ci pensa tutto Amazon, fino a che ad arrivare all'ultima forma, che sono proprio gli investimenti, su quella su cui sto lavorando il più possibile. Sto cercando di automatizzare tutto, passare, come dicevo, il prima possibile in questo settore, quello degli investimenti, dove sono proprio delle macchine da soldi, cioè sono i soldi stessi che vanno a lavorare per te. Quindi che cosa ho fatto? Il prima possibile sono andato a comprare degli immobili negli Stati Uniti, perché hanno una tassazione diversa dall'Italia e hanno prezzi anche molto più convenienti, e possono darti delle rendite a livello di affitto, dipende tu cosa vuoi fare, se è del denaro che vuoi far fruttare, oppure puoi rivolgerti a delle forme di crowdfunding immobiliare, ce ne sono diverse, te ne metto qualcuna in descrizione, dove praticamente puoi dare una piccola percentuale di un'operazione immobiliare, tipo queste, dove vanno appunto a comprare delle case, le ristrutturano e le rivendono, in una piccola percentuale. Può essere anche solo 10.000, 20.000, 50.000, dipende quello che hai, in base a questa fetta che tu dai, ok? Loro la vanno a investire insieme ad altri soci. Ok? Ognuno, appena si rivende la casa, si prende una percentuale in base a quello che aveva messo, che va in genere dal 10 al 12-13%, e così poi si rimette di nuovo in moto la macchina. Io personalmente questa strada non l'ho ancora usata, però me ne hanno parlato molto bene e la sto anch'io valutando, in modo sempre da diversificare. Il punto qui è diversificare, almeno avere 4-5 forme di reddito automatico, perché ovviamente una non basta, perché se per disgraziatamente dovesse andare male quella, ne hai sempre altre 3-4 che funzionano bene. Questa è un po' la base della differenziazione, della diversificazione dei tuoi soldi. Non mettere mai tutti i soldi in una unica forma di guadagno, perché appunto se dovesse andare male tu hai perso tutto e hai dedicato tutto il tuo tempo in quella forma di guadagno che magari, non so, per qualsiasi motivo è andata male, e o te l'hanno bloccata, che ne so, crolla il server, crolla il sito, non lo so, ma è sempre bene diversificare, mettere le tue finanze in più forme di reddito. E questo lo puoi fare soprattutto quando sei qua, in questa area qua dei ricchi, come la chiama Kiyosaki, ovvero quelli dei titolari di impresa e degli investitori. Ok? Quindi passiamo all'ultima, che è l'azionario, dove quella che non so praticamente ancora niente, la sto implementando adesso. Anche qui puoi far lavorare i tuoi soldi per te. Ovviamente devi sapere cosa stai facendo, devi studiare molto bene quelli che sono tutte le forme di mercato azionario, ETF, non ETF, ci sono davvero tantissime forme, quindi ti consiglio sempre di informarti bene, sapere dove stai mettendo i tuoi soldi prima di fare qualunque tipo di investimento. Ma è quello che ti invito a fare: passare da dipendente autonomo il prima possibile in quest'area qua, dove fai lavorare i tuoi soldi per te. Ok? Bene, io ti ringrazio di avermi seguito, spero che questo video ti sia stato di aiuto. Metti un bel like, iscriviti al canale, noi ci vediamo al prossimo video. Grazie, a presto, ciao ciao da Stefano.